Cartoomix, con grandissimo entusiasmo, visto che ci troviamo a Milano, abbiamo cercato di prepararci alla grande. Siamo arrivati naturalmente con Topolino, che comunque è una novità tutte le settimane perché presenta sempre storie inedite, e in particolare con l'inizio di una nuova saga di Gagnore e Sciarrone, che si chiama Race World, che infatti saranno ospiti di questa 3 giorni, e per poi passare a Testate, che invece trovano spazio sia in edicola che in fumetteria. Il lancio vero e proprio, ed è la prima testata in lancio sotto il cappello del nuovo editore Panini Comics, intesa come testata periodica, che è WAC, che ripresenterà le storie, più belle storie del maestro, del grande maestro Karl Barks, che qui a Cartoomix presentiamo in doppia versione, quindi la versione regular e la copertina invece variant per la fiera, che è una copertina tutta d'oro, tutta da scoprire, naturalmente da collezione. Oltre a WAC, un altro gioiellino che presentiamo per Cartoomix, di tutt'altro genere, è una raccolta in un unico volume di tutte le vignette di Silvia Ziche. Poi abbiamo ancora un classicissimo one shot che troverà la sua posizione in edicola, tutto dedicato ai casi umoristici, e in cui si chiama CSI, che spasso indagare. In più riproponiamo anche alcuni pezzi che hanno già trovato grande successo, come lo scrigno dei mille a Lucca. Qui in fiera siamo ancora con il numero 3 di Topolino Gol, che è un volume particolare che è nato quest'anno ed è stato appunto il primo prodotto che abbiamo realizzato veramente in simbiosi con il nuovo editore, e 20 copertine dedicate alle squadre, che sono diventate 20 figurine all'interno dell'album dei calciatori del 2014, che è stato lanciato a gennaio. E niente, un po' una celebrazione del calcio, e insomma un po' sigillato proprio la nostra entrata in questa nuova famiglia. Thank you.